Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo ad aprire 10 mega casse. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale e campanella attiva. Allora, sono riuscito ad accumulare ben 10 mega casse qua e così posso sbloccare anche la skin di Stecca Sovrano. Innanzitutto, voi che cosa avete trovato in queste mega casse? Avete già sbloccato questa skin? Allora, il mio intento è trovare qualcosa di nuovo, raga, perché allora mi mancano qualcosa come tipo quasi 20 brawler, 19 per l'esattezza, attualmente. Quindi io spero di trovare almeno un brawler. Poi skin e quant'altro sono ben accetto, ovviamente, però trovassi qualche nuovo brawler sarebbe molto interessante, anche in ottica delle rushate, le 35.000 coppe, 40.000 e così via. Detto ciò, andiamo ad aprire la nostra prima mega cassa. Andiamo. Allora, ci clicchiamo sopra. Ok, oggetti rimasti 6. Vediamo un po' monete. Delle gemme. Attenzione. Vediamo un po'. Dei bling. Che sta roba? Una reazione che mi dice 1, 2, 3, 4, 5. Ai ai ai. E un'altra reazione. Quindi prima mega cassa assolutamente inutile. Se non per dei bling e delle gemmette. Andiamo ad aprire la seconda mega cassa. Allora, oggetti rimasti 7, quindi ce n'è uno in più rispetto a quella di prima. Potrebbe essere una skin? Un brawler? Vediamo un po'. 7 gemme. Ok, attenzione, guardali come luccica in basso a destra. Abbiamo trovato una skin di Frank, ovvero Frank preistorico. Molto carina, ci sta. Attenzione! Abbiamo trovato anche un brawler che non avevamo. Mr. P, il pinguino. Mr. Pinguino abbiamo trovato. Molto, 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 molto interessante. Un brawler nuovo. Poi una reazione. E un'altra reazione. Ok. Questo secondo opening molto interessante, direi. Mancano però ancora 8 chest. Vediamo un po'. Ma com'è possibile oggetti rimasti 15? Ma? È normale? Ok, punti energia. 2 gemme. 42 bling. 35 monete. Attenzione! Abbiamo trovato la skin di Stecca Sovrano. Ma non è quella che si sbloccava con le mega casse, l'abbiamo già trovata così. Ok. Poi reazioni. Ah, vado tutte le reazioni. Quindi ho trovato questa cassa. Cioè, ho trovato questa skin nella cassa. Quando poi l'avrei sbloccata dopo. Ok. Tutte le sue reazioni. Va bene. Molto interessante anche questo. Questa cassa opening. Questa mega cassa opening. Andiamo col quarto. Ah, solo 3 rimasti, quindi credo nulla di interessante, però ci sta. Ok. Andiamo con la quinta. Mi sa che quelle interessanti le abbiamo trovate, eh. 213 bling, molto interessanti. Andiamo qua. Niente, niente, mi sa che non troviamo più né skin né brawler. In compenso ho tipo quasi 13.000 punti energia. Dai, andiamo ad aprire questa mega cassa. Che tra l'altro mi sta scrivendo di essere aperta. Guarda lì. Andiamo. 244 bling. 182 monete. E 5 gemme. Andiamo. Ok, oggetti rimasti 5. Dopo una serie di 2/3 esce un oggetto rimasti 5, magari qualcosa di interessante. Allora, iniziamo con un raddoppio XP che ne ho tipo 10.000. Poi 163 monete. Altri punti energia giustamente, siccome quasi 13.000 non bastano. Altri bling ancora. 3 gemme.
un'icona giocatore di Pocho. Ok. Cavolo, a parte le prime due ceste non stiamo trovando più né skin né brawler. Però ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti finora perché almeno un brawler l'abbiamo trovato. Che l'obiettivo era quello. Oggetti rimasti 4, quindi probabilmente nulla di interessante. Però vediamo un po'. Altri punti energia, giustamente. Attenzione. 46 bling. 100 XP per 2. Tanto per cambiare. 101 monete. Ma tu puoi farmi aprire una mega cassa e all'interno trovare una gemma? Cioè, proprio una? Vabbè. Ok. Vediamo in questo qua, magari questo è più fortunato. Assolutamente no, a giudicare dal 2 in basso a destra. Allora. 270 monete e 118 bling. Allora, qua mi dice che abbiamo finito il tutto lì, però con le gemme che ho fatto finora. Ma raga, mi hanno dato due volte la skin. Per quale motivo? Ah, mi ha dato due volte la stessa skin. Ok. No, adesso ricomincio con tutto. Ok, sto dicendo, con le gemme, che ne abbiamo 162, tanto questo qua, prima che lo sblocchiamo, ce ne vorrà un bel po', dovrei poter shoppare altre due casse extra, se non sbaglio. Dove sono? Eccole qua. Con 79 gemme posso aprire due mega casse. In realtà ne potrei aprire 4, perché 79 per 2 è 158. Però, per il momento ne apriamo solo due. Acquista. Conferma. Vediamo un po'. Avremmo fatto un buon acquisto? Molto probabilmente no, però ci proviamo lo stesso. Assolutamente sì. Andiamo con il primo. Oggetti rimasti 3. Ok. Infatti totalmente inutile sta mega cassa. Ultima mega cassa. Vediamo un po' se siamo un po' più fortunati su questo, ma non credo a sto punto. Andiamo. Oggetti rimasti 2. Quindi direi proprio che ci accontentiamo di un brawler e due skin, perché ci sia quella di Frank che quella di Stecca. Ok, valuterò se aprire poi eventualmente altre due mega casse. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa avete trovato voi, mi raccomando. Così vediamo un po' se qualcuno ha trovato qualcosa di interessante. Se ancora non l'avete fatto vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrivervi al canale, campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao!